Buongiorno Cancro, eccoci anche per te, settimana dal 21 al 27 di febbraio 2022. Cosa succederà al Cancro? Andiamo a vedere. Ti ricordo che hai in ottima posizione tutti i pianeti in pesci. Quindi abbiamo Sole, Nettuno e Giove, ottima posizione per il Cancro. Ahimè, vivi una posizione che è abbastanza forte perché Marte, Venere e Plutone sono in Capricorno. Quindi da un lato sei avvantaggiato da questi segni, questi pianeti nel segno dei pesci, ma dall'altro sei abbastanza svantaggiato da questi pianeti, che sono tosti tra l'altro perché la coppia felice, Marte, Venere e Plutone, sono tutti in Capricorno. Abbiamo anche Urano in Toro, che comunque ti aiuta da un certo punto di vista. E dopodiché altri pianeti abbiamo in acquario, ma Mercurio, scusatemi, Mercurio e Saturno. Non ci sono movimenti questa settimana sostanziali, tranne che quello del 22/02/2022. Non è un movimento vero e proprio, un grandissimo portale energetico. Vi invito a manifestare, vi invito a meditare, vi invito a condurre una giornata nel senso della pace, dei pensieri positivi, perché questa è una giornata che tornerà fra circa 200 anni. Tra l'altro, il 22esimo giorno dopo della Luna. Quindi guardate quanti 22, quanti 2? 2 è l'energia femminile, ok? Quindi molto forte, l'energia femminile è molto forte, l'energia in questo grandissimo portale. Non lo dimentichiamo, giornata molto molto particolare. Cancro, vediamo te. Energia interna del Cancro, settimana dal 21 al 27. Abbiamo il 7 di spade, al contrario. Togliamo le carte di mezzo, energia esterna del Cancro. Il 5 di denari al contrario, l'energia della settimana. Il 5 di spade al contrario, la temperanza. Il 4 di denari, sfida del Cancro di questa settimana. Il re di bastoni. Andiamo a vedere i numeri che ci accompagnano. 58, 23, 74, 60, 14 e 75. Fondo mazzo abbiamo anche il 47. Ve li ripeto: 58, 23, 74, 60, 14, 75, fondo mazzo il 47. Mi raccomando, caro il mio Cancro, questi sono numeri che se vuoi puoi giocare, possono essere numeri che ti fanno da riferimento in qualche modo, senti. Se devi giocare, gioca in modo responsabile, 1 euro, ragazzi, se la sorte deve venire, se la fortuna vi accompagnare, vi accompagna anche con 1 euro, giochiamo sempre in modo responsabile, ma può anche darsi che siano dei numeri semplicemente che ti fanno, che in qualche modo sono della risonanza, ti fanno da cassa della risonanza della tua vita. Questi sono per questa settimana. Allora, la energia interna è quella della riflessione. Quindi un Cancro molto riflessivo, è come se si fosse fermato il Cancro, si è fermato a riflettere con questo 7 di spade al contrario. Forza, regina di spade, eremita, stella. Sì, indubbiamente si è fermata a riflettere. Tra l'altro, è molto presente il segno dell'acquario. Acquario, Vergine e Leone, ma soprattutto Acquario, perché abbiamo sia la regina di spade sia le stelle. Caro Cancro, sì, sei in un momento di fermo. La tua energia è proprio di fermo. Hai deciso di mettere a punto alcuni tagli nella tua vita. Sei in un momento in cui stai anche prendendo forza, ok? Il momento di riflessione ti invita a prendere forza e a inseguire i tuoi sogni. Io penso che sia un momento positivo, pur nella sua stranamente solitudine. È come se tu,
il cancro penso che stiano cercando di fare chiarezza nei loro desideri, in quello che vogliono veramente, e cominciano a sentirsi più forti, pronti a inseguire quello che vogliono. Per quanto riguarda l'energia esterna ci parla di disordine, ci parla anche di libertinaggio, ma noi non usiamo questa terminologia un po' particolare, usiamo questa del disordine. 7 di coppe, papessa, 9 di spade, 3 di bastoni. Io ho la sensazione che esternamente al cancro ci siano stati dei tagli o un allontanamento. Però è un allontanamento che secondo me il cancro ha vissuto di nascosto. Ok? C'è qualcuno vissuto di nascosto che ha ansia, angoscia. Penso che esternamente al cancro ci sia qualcuno che lo sta aspettando. Non lo so perché, ma arriva così. Anche se le energie sono reversibili, ricordiamoci. Però, siccome questa è l'energia esterna, è l'energia esterna che ha angoscia e ha ansia. C'è qualcuno che è molto in confusione relativamente a un momento di disordine, di allontanamento. Anche qui amo l'eremita. Io penso che il cancro si stia allontanando da qualcuno o da qualcosa. Regia di spada e eremita mi fanno anche capire che c'è un cancro che si è, vuole l'energia interna e di allontanamento. E anche l'energia esterna di riflesso mi parla di qualcuno che sta soffrendo e sta patendo e sta subendo questo allontanamento con grande sofferenza. Ok? Quindi. Ok. Queste sono le energie. Vediamo la settimana come andrà. Qua sotto metto le carte al contrario. Allora, la prima carta ci parla di sconforto. Quindi l'inizio della settimana, insomma, non è dei migliori. Ok? Vediamo un attimo. Torre, 2 di bastoni, regina di bastoni, regina di coppe. Allora, non lo so perché ho la sensazione che ci siano delle decisioni da prendere per te, cancro. E anche abbastanza improvvisamente ti rendi conto che è il momento di prendere queste decisioni. E questa cosa ti mette un attimo in sconforto perché per prendere una decisione, seguire il tuo cuore o seguire la tua passione, sarai tu a decidere, dovrai chiudere alcune situazioni. Questo chiaramente ti mette in una situazione di grande sconforto, di grande emotività, grande, grande emotività, ok? Ricordiamoci che le energie sono reversibili, potrebbe essere che tu stai subendo una scelta, eh? Comunque c'è qua una scelta assolutamente. La temperanza, la morte, il 3 di coppe, il 6 di spade, il 5 di spade. Allora, io credo che dopo questo periodo di grande sconforto riacquisti un attimo di equilibrio. Ti allontani finalmente dai pensieri negativi, ritrovi la gioia delle amicizie, la tua vita in qualche modo si trasforma. C'è una sorta di lenta, comunque molto lenta, trasformazione con questa morta. E vedo che c'è il voler ricercare l'altro, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista di amicizia, ripeto. Qualcuno che ti riempie, che ti aiuti a vedere, qualcuno che abbia gli stessi tuoi sogni anche, no? Che ti aiuti a vedere le cose in maniera differente. C'è proprio l'allontanarsi comunque. Per qualcuno, sappiate che c'è un allontanamento rispetto a persone che sono state importanti. Ok? Si danno le spalle alle persone che sono state importanti. Per altri c'è proprio un cambiamento invece. Si cerca di tenere a bada i pensieri un po' negativi, quindi tu sai qual è la tua situazione. Ti dico che molto lentamente c'è proprio un voltare le spalle a certe situazioni, trasformarti anche, ok? E questo sta accadendo in maniera lenta, ma inesorabile, caro il mio cancro. Tra l'altro, stranamente non vedo sofferenza, è come se questa cosa piano piano fosse arrivata,
e tu ne sia consapevole, ok? Fine settimana abbiamo il beneficio, cavaliere di bastoni, 10 di coppe, 4 di denari, re di spade. Credo che in qualche modo il cancro si muova verso una situazione più agevole, più bella, di gioia, talvolta di famiglia. Cerca di mantenere il controllo di questa famiglia, di questo benessere, ok? È molto spietato anche nei pensieri, sta cercando di essere lungimirante, però nella sua lungimiranza cerca di tenere forte, forte e forti i legami con la famiglia e con, oltre che con la famiglia, con le situazioni sentimentali belle. Qua non c'è solo famiglia, situazioni sentimentali belle, vuole inseguirle e soprattutto le vuole tenere strette. Non vuole lasciarle andare il cancro, le situazioni sentimentali belle, c'è qualcosa che nasce di nuovo ed è un pensiero comunque molto 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 logico, molto lungimirante anche questo cancro questa settimana. Cosa succede? Beh, all'inizio della settimana ti vedo un attimo perso, grande sconforto perché c'è da fare una scelta, dovrai fare una scelta e dovrai tenere una soluzione, una situazione che può essere emotiva o lavorativa, secondo me è molto emotiva, è molto passionale, e però sai che dovrai, se fai, se prendi una strada, l'altra devi lasciarla, c'è lo sconforto. Metà settimana, piano piano, questo sconforto passa, piano piano entri in un'ottica più di consapevolezza, di lasciare tutto quello che è indietro. Non ti ha dato, ok? Per molti si tratta proprio di abbandonare anche situazioni che finora ci hanno fatto sognare, situazioni di amicizia, ok? Per altri invece c'è l'inseguire una nuova rotta lentamente, comunque c'è questo senso di farlo, fare tutto molto lentamente, anche se sembra improvvisa questa virata, no, è frutto di grande trasformazione. Abbiamo la morte, infatti, c'è una sorta di rinascita in atto, che viene da un processo lento, ok? Adesso improvvisamente si è virato di rotta, ma il processo che c'è dietro a questa rinascita è stato abbastanza lento. Fine settimana con molto positiva, devo dirvi. Si insegue la gioia, si insegue il senso di famiglia, il senso di unione, il senso il calore, ok? Non solo si inseguono, si vogliono tenere, si vogliono conservare e preservare. Quindi questo è abbastanza importante. Vediamo la sfida. La sfida è questo re di bastoni. C'è una persona che impulsiva, ma anche diretta. Più che impulsiva, la persona che sa come mettere a frutto le situazioni. Tre di bastoni, cavaliere di spade, regina di spade, regina di coppe. Regina di bastoni e re di bastoni. Interessante, interessante. Io credo che ci sia. E vi faccio notare che ancora una volta c'è la stessa scelta che c'era qua, la regina di bastoni, le due regine. La sfida è fare questa scelta, c'è poco da fare. La sfida è fare questa scelta, seguire quello che più vi dà, ok? Quello che più vi dà. Qui c'è proprio da scegliere. State aspettando per certi versi qualcuno che se n'è andato e invece c'è da fare una scelta. La sfida, ragazzi, è mettere in atto questa scelta, perché io lo vedo che bisogna farla. Ora, quanti di voi la faranno veramente? Però la sfida è farla questa scelta. Però vi dice anche: seguite il cuore. Seguite il cuore. Molto belle queste carte. È un cancro che sicuramente ha una grande componente emotiva in queste carte, ok? Sì, grande componente emotiva. Ci sono state finora
delle attese che sono state disattese e quindi questo è il momento di fare delle scelte. Può darsi pure che sia tornato qualcuno o che vi stiate muovendo verso qualcuno, però dovete farlo seguendo il cuore, lo state facendo seguendo l'emotività, ok? Allora, i segni sono Capricorno, Sagittario, Scorpione, Vergine, Leone, Acquario. Stop, questi sono i segni. Soprattutto questi segni avranno a che fare col Cancro questa settimana. Adesso andiamo a vedere da un punto di vista professionale, lavorativo, questo Cancro come è messo. Grande per il tuo futuro, ci sono delle buone occasioni per il tuo futuro, Cancro. Pensa in grande, non ti fermare alle situazioni che adesso ti circondano. Hai un grande potenziale. Tra l'altro, ti dico che secondo me ci saranno delle opportunità di qua a breve, può darsi anche questa settimana. Approfitta di questa opportunità, sappi scegliere. Ricordi che quelle carte non sono per forza relative soltanto alla situazione sentimentale, ma potrebbe essere che tu la scelta ce l'hai da un punto di vista lavorativo e professionale. Io penso che tu ce l'hai. Le carte ti invitano a pensare in grande, hai grandi potenziali. Ok? Vediamo qual è l'oracolo dei Mago questa settimana. Il Cancro. La preghiera magica. Dovresti affidarti un po' più all'intento, dovresti affidarti un po' più al tuo pregare, ai messaggi che mandi all'universo. Sono molto importanti questa settimana per te, d'altronde c'è Sole e Giove congiunti. Mi raccomando, i messaggi che mandi all'universo che siano congruenti con quello che vuoi, perché potresti avere grandi risultati questa settimana. Ok? Mi raccomando, Cancro. Vi devo dire? Segreto amore, la canzone. Manco mi hanno fatto venire a parlare le carte. Segreto amore. E vabbè, d'altronde abbiamo visto che c'è la papessa. Che c'è qualcosa che è comunque, beh, è particolare. Segreto amore. Ok? Questa è la canzone, andate ad ascoltare, andate a vedere il testo. Ok, Cancro, questo era il tuo oroscopo per la settimana che va dal 21 al 27. Se ti è piaciuto, metti like. Se ti sei ritrovato, scrivi nei commenti. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e sarai sempre avvisato dei prossimi video. Noi col Cancro ci vediamo la settimana prossima. Bye bye. Tra l'altro, sarà tra i primi. Bye bye.